premuto io. Allora, siete presenti in questa piazza tutti i sabati di pomeriggio. Intanto vi ringrazio solo per questo. E siamo, cresciamo sempre di più, più consapevoli che mai. Ognuno di noi ha una sua missione, chiamiamola missione. È un compito, informare senza compromessi. I compromessi li lasciamo a loro, alle istituzioni, che di compromessi ne hanno fatti tanti. E ci hanno portato a questo punto. La nostra strada è piena di buche, non solo quella di Viterbo. Diciamo che da un paio di mesi qualcuno sta incominciando a asfaltare questa strada, diciamo. E allora però non dobbiamo stare qua a denigrare l'operato di tutte le amministrazioni locali e tutte quelle istituzionali di questo nostro martoriato paese. Non critichiamoli, perché tanto è inutile. La loro capacità nell'affrontare della cosiddetta emergenza, a dir poco, è stata disastrosa. Ci ha portato il paese dove ci troviamo adesso. Affrontare l'emergenza come l'hanno affrontata? Ci hanno portato alla rovina. Dobbiamo raccogliere tutte le energie che abbiamo. E poi adesso ascoltiamo tre splendide persone: Orazio, Paolo, dico solo i nomi, e Laura. Sono tre splendide persone che ci daranno un po', diciamo, ci faranno un'immagine di come stanno le cose, ci daranno una. Comunque non lasciamoci prendere dallo sconforto, noi facciamo quello che possiamo, dobbiamo informare la gente, non fare scoraggiare le persone, perché di aiuto ne chiedono in tanti, tante persone si avvicinano a noi e ci chiedono aiuto, non si deve scoraggiare nessuno, noi siamo qui per aiutare e informare anche chi già è entrato in un certo sistema e non riesce a uscirne fuori. Dobbiamo informare con coraggio e non cedere assolutamente. Va bene. Adesso c'è Orazio, che fa? Di la tua. Un grande scrittore, Orazio. Ciao a tutti. Sono Orazio Ferniani e sono anche presidente di Alba Mediterranea, che è un movimento culturale diciamo ad ampio raggio. La nostra cultura, la nostra ricerca di cultura si è sempre sviluppata nei canali della controinformazione. Io sono stato giornalista di Rinascita per una decina d'anni. E così, tanto per la cronaca, ci hanno fatto chiudere i battenti il 31 dicembre del 2016, quando noi pubblicavamo giornalmente attorno alle 35.000 copie al giorno, e eravamo sicuramente fra i primi 10 giornali d'Italia. Però, siccome eravamo scomodi, molto scomodi, intanto vendevamo a un euro il giornale invece di un euro e mezzo, e soprattutto con tutte le immagini a colori, ma soprattutto facevamo più o meno quello che fa La Verità oggi, cioè eravamo molto eretici e raccontavamo la nostra verità e non quella del sistema. Noi ci occupiamo di controinformazioni dal 1950 più o meno, i più anziani tra di noi hanno cominciato attorno a quegli anni là. Quindi sappiamo bene
qual è l'informazione concreta, reale, solida, e quella che è mistificata, parzializzata. E quindi a noi ci hanno minacciato a mano armata molte volte, non una, molte volte. Ci hanno bucato le ruote delle macchine, i vetri delle macchine, denunce farlocche di ogni genere, addirittura una volta mi hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Questo questo non te l'avevo detto, succede di tutto, bisogna essere ben corazzati. Ma io dopo quasi più di 50 anni, 55 anni di lotta, penso che oramai se dovevo essere poco corazzato avrei fatto già la mia miseranda fine. E allora sono qui stasera per raccontarvi un po' di verità alternative. Allora, ci sono le verità che stampano i giornali di regime, ci sono le verità dei TG, più o meno privati, più o meno di Stato, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è però anche, ci sono tantissime altre verità, tra cui anche quelle che adesso vi racconto io. Vi, se dice, come diciamo a Roma, ma forse anche a Viterbo, vi sturbo subito. Allora, è mai possibile, vi dico una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma dovrebbe essere evidente poi desumerne delle risoluzioni, un'analisi che porta poi dei risultati. Allora, vi dico subito che su 12 presidenti della Repubblica fino ad oggi, 3 di loro sono cugini carnali di primo grado. Allora, mi sembra normale in un paese di 60 milioni di abitanti che ci siano 3 presidenti, il signor Francesco Cossiga, Antonio Segni e Giuseppe Saragat, che fra di loro sono cugini. È possibile voi? Cioè, che come la chiamate voi questa? Se non è mafia. Amicizia. Voglio sentire tutti che dice che dite mafia. Mafia, al potere, al centro dello Stato c'è la mafia. Ma non la mafia per modo di dire, quella che ammazza le persone, che corrompe le persone. Beh, questa è solo una delle tante verità. Stavo prima parlando con qualche amico qua, raccontavo di un fatto, perché, allora, no, ricapitoliamo un attimo il discorso. Sono qui, come dicevo, per spiegarvi com'è che ci troviamo qui, perché ci troviamo qui. Siamo tutti qui per capire che succede, o no? Immagino di sì. E allora, per capire quello che succede qui, addirittura, come raccontavo a Maria Vittoria, si dovrebbe risalire addirittura al 393 avanti e dopo Cristo, ma non vi voglio trattenere così a lungo. Sto facendo una serie di seminari a Roma in cui affronto un tema per giorno. E se volete poi quando ricominciamo a settembre, adesso ancora non è definita, ma chi vuole può venire e così sente che cosa raccontiamo. E allora, siamo qui, dicevo, perché quello che oggi noi vediamo sotto gli occhi palesemente è stato orchestrato a partire in particolare dal 1991, ma si potrebbe anche risalire al 78, alla morte di Aldo Moro, anche un po' prima, solo per fermarci a questi eventi qua. Vi dico soltanto, ecco, mi è venuto in mente un altro lampo, che nel 1972 viene fondata la cosiddetta lotta continua, il movimento politico sociale di lotta continua. Allora, io ho fondato tantissime associazioni di tutti i generi, eravamo a volte 10, a volte 50, a volte 100, insomma, varie occasioni, e in queste occasioni, in questo direttivo dei fondatori c'era di tutto, dall'operaio al cameriere, al professore universitario, eccetera, eccetera, di tutto, un bel minestrone. In lotta continua, che erano i fondatori 238, ascoltate bene, 70 erano giornalisti, 35 erano direttori di giornali o telegiornali
e altre 35 erano uomini politici. Allora, tenete conto, nel 72 la maggior parte dei fondatori aveva fra i 20 e i 30 anni, quindi in quel momento lì loro erano un po' in formazione, come tutti, erano senza una vera identità, no? Identità professionale intendo dire. E invece oggi ce li ritroviamo nel corso degli anni, poi non è che solo oggi, nell'80, nel 90, nel 2000 e così via, ce li siamo ritrovati a dirigere i telegiornali, a dirigere i giornali, ma non qualcuno, praticamente tutti i giornali, tutti i telegiornali sono invasi da lotta continua. L'avete mai sentita una cosa del genere voi? Oh, rispondete. L'avete mai sentita una cosa del genere? E questo è sotto gli occhi di tutti, ma non c'è peggior nascondiglio o miglior nascondiglio che mettere le cose in faccia alla gente e dichiarare che sono altra cosa rispetto a quello che è la loro vera essenza. E questo è un altro fatto. Un altro che dicevo poco fa appunto agli amici, mentre aspettavamo di cominciare, è stato un fatto di cui non ha parlato nessun giornale, nessun telegiornale, che però è di una valenza assoluta. E cioè che nel 1991, perché questi signori si preparano bene, non vanno così armati di partite, si armano molto bene 10, 20, 30 anni prima e poi partono, sapendo che già c'hanno le spalle coperte e tutto, fanno le leggi, le mettono lì nel cantuccio, le lasciano lì a sedimentare, poi dopo 20, 30, 40 anni, un giorno uno dice, ma facciamo sta cosa, come adesso, no? Adesso non ci sono riusciti perché era troppo evidente, ma parliamo per esempio di questo fatto. Allora, voi sapete bene che lo Stato non si regge, le istituzioni non si reggono sui parlamentari o sugli eletti, ma si leggono sulle strutture della burocrazia e all'apice della burocrazia ci sono i direttori generali dei compartimenti, dei dipartimenti, giusto? Rispondete, giusto? Sì, giusto. Oh, allora, incredibilmente, nel 91, 92, 94, 95 vengono emanate una serie di leggi e regolamenti interni nei vari ministeri e compagnia bella, che è troppo lunga, noi abbiamo denunciato la cosa molte volte, noi Adusbef, Adiconsum, eccetera, eccetera, no, varie associazioni, fra cui anche noi. Beh, ci abbiamo messo, dunque è successo, ci abbiamo messo una quindicina, vent'anni per arrivare al bandolo della matassa, ma che cosa avevano fatto questi signori? Sulla base di quelle leggi avevano esautorato, ascoltate bene, 867 direttori generali su circa 1200 che ne ha lo Stato. È chiaro? 800, cioè due terzi, più di due terzi dei direttori generali che controllano lo Stato. Perché l'hanno fatto? Perché hanno esautorato e messo in cassa integrazione, cioè in pensione anticipata e così via, in qualche modo alietando la loro dipartita, diciamo così, no? Te ne vai, ti do un bel gruzzolo che così stai bene per tutta la vita e va bene. E quei signori lì che hanno detto, la maggior parte ha accettato, anzi 867 su 1200 hanno accettato. Perché? Perché hanno fatto questa operazione? Perché dovevano mettere ai posti di comando dello Stato 867 direttori generali yes man, cioè gente che avrebbe obbedito in maniera cieca, del tutto inoffensiva nei confronti di qualunque cosa gli fosse stata proposta, perché dovevano distruggere lo Stato. Quindi noi siamo succubi di una serie di vicende di cui la gente non sa niente, ma aspettate, la cosa non è finita lì, abbiamo vinto, hanno reinserito gli 867 direttori generali. Avete sentito una parola in televisione, alla radio, nei telegiornali, sei anni fa, sette anni fa, quando è successo il fatto? Non è uscito nulla, la gente non ha saputo nulla.
Vi dico un'altra cosa. Avete mai sentito parlare del trattato TTIP, del trattato FATCA, eccetera, eccetera? No, non lo sapevo, non è un peccato, non lo sa nessuno, lo sappiamo noi e altri quattro gatti come me. Allora, questi trattati sono dei trattati che sorpassano e surclassano il Parlamento. Cioè significa che il Parlamento non può decidere, né il governo può decidere nulla contro questi trattati. E che dicono questi trattati? Una serie di cose che non vi sto a dire, ma tanto per fare un esempio, che le multinazionali del farmaco possono pure ammazzare le persone e nessuno verrà giudicato dai tribunali italiani secondo le leggi italiane. Mi sembra normale? Mi sembra un trattato da sottoscrivere? Quei figli di puttana che hanno firmato, che noi abbiamo denunciato in mille occasioni, lo hanno firmato, non pensando ai loro figli, ai loro nipoti. Potreste arrivare a fare esempi per mezz'ora, ma anche di più, per un'ora. Dico semplicemente adesso che questi sono solo esempi, sono solo, diciamo, dei dettagli abbastanza sfocati che sto lanciando qua e là. Ma di queste situazioni ce ne sono infinite. Ve ne dico un'altra. Avete mai sentito parlare del DPR 130 del 99? No, non ve lo chiedo neanche. Faccio la domanda retorica e mi rispondo da me. Come diceva Petrolini. Vabbè. Insomma, legge 100, DPR 130 del 99. È una legge fatta in favore delle banche, come tantissime altre, e a danno dei cittadini, ovviamente, perché se a vantaggio di uno è a svantaggio dell'altro, mi sembra chiara la questione. Insomma, niente. Vabbè, insomma, per fare questa legge ci sono voluti 10 governi, a partire dal dottor Sottile Amato, a Prodi, a Berlusconi, tutti i vari governi che si sono succediti alternativamente di Berlusconi e Prodi, Massimo D'Alema, l'altro tecnico governatore della Banca d'Italia che è Campi, eccetera eccetera. Sono 10 governi. Questi 10 governi hanno partorito questo bel regalo per gli italiani. Allora, è una legge quadro questa DPR 130-99, che prevede qualche decina, se non un centinaio di articoli. Ve li dico in estrema sintesi. È una sottrazione di diritti, come quello che abbiamo fatto voi in tantissime altre occasioni. Allora, voi sapete che quando siete inquisiti, lo sanno anche i carabinieri che stanno lì ovviamente, c'è la necessità di notificare l'atto di essere messi sotto indagine, no? Beh, con questa legge non è più necessario, cioè voi siete messi sotto indagine e anche poi successivamente sotto processo senza che sappiate niente di quello che sta succedendo alle vostre spalle. E che sta succedendo alle vostre spalle? Allora, un attimo, facciamo un piccolo flashback. Questa legge 130 è stata, diciamo, inizialmente voluta con la scusa che occorreva far recuperare le banche, parliamo del 1999 alla fine, a circa 300 mila miliardi di lire di cosiddetti, secondo le banche, crediti incagliati. Se qui c'è qualche bancario sa di che cosa parlo. Questi signori quindi avevano previsto e voluto l'emanazione di questa legge perché volevano sanare questo problema, perché c'erano questi 300 mila miliardi di lire dell'epoca che non erano più esigibili in quanto di difficile recupero, insomma. E quindi che cosa hanno fatto le banche?
si sono fatte fare questa legge e immediatamente hanno messo questi 300.000 miliardi in azioni tossiche da vendere sui mercati internazionali all'asta. Per cui mettevano questi crediti non esigibili di queste persone ignare completamente di quello che veniva fatto alle loro spalle, per cui magari la Barclays piuttosto che la Morgan Stanley eccetera, ma l'asta di Wall Street o di la City si comprava 100 miliardi di euro di lire di titoli vari sparsi. E che cosa faceva? Poi cercava di recuperare, prendeva questi titoli e cercava di andare ad aggredire le persone che avevano quei debiti iniziali con le banche italiane. Per cui praticamente che cosa facevano? Le banche azionavano una azione di recupero internazionale, per cui il dinero cittadino un giorno si vedeva arrivare un funzionario e diceva: oh, guarda che casa tua è mia, perché nel frattempo se le erano vendute all'asta. Arrivava uno lì. Allora, di queste storie ce ne sono circa 300.000 anche di situazioni che nel silenzio più assoluto e nella vergogna più assoluta non dovuta da parte dei cittadini che si sono trovati in questa situazione, ecco, tutto questo ben premesso, i cittadini quindi erano stati condannati secondo le leggi statunitense, indonesiane, cinesi, indiane, dove era stato comprato quel titolo, era poi stato messo al recupero del credito, e la gente si ritrovava a avere la casa non pignorata, ma addirittura già messa all'asta e comprata, e non avevano avuto la possibilità, come garantisce la Costituzione, di poter essere giudicati in Italia secondo, da un giudice italiano, secondo le leggi italiane. Beh, questa è la situazione attuale, cioè voi potete essere condannati da un tribunale in Malesia, non sapere di essere stati vedere, magari un giorno andate in Malesia e come uscite dall'aeroporto vi mettono in galera. Il paradosso, cioè, è veramente una cosa paradossale. Beh, questo è un altro di quelli, cioè vi sto raccontando aspetti che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, ma che sono tutti contributi che sono stati apportati a questa operazione di smantellamento dello Stato come istituzione e dello Stato come cittadinanza, come popolazione. Cioè noi ci ritroviamo qui oggi nella fase terminale, cioè questi si stanno anche ammazzando, non è un caso, cioè tutti questi problemi. Ma quando mai avete visto voi un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tutta la storia della Repubblica fino all'altro ieri? Mai! Non è mai successo, neppure per il Vajont, neppure per il terremoto del Belice, o il terremoto dell'Irpinia, o il terremoto di dovunque, cioè cose in cui sono morte centinaia e centinaia di persone, per non dire migliaia. Quindi la situazione è in una fase quasi terminale, perché non c'è ancora molto da distruggere prima di distruggere un collante forte come quello italiano. Nonostante tutto, noi che siamo qui e anche quelli che non siamo qui italiani abbiamo forte il sentimento di coesione, di aderenza, di partecipazione, perché veniamo da una cultura familiare dello stesso dei comuni, in cui la sera si metteva seduti come qua a San Pellegrino sui gradini di casa a parlare col vicino, a parlare con chi passava, e quello si è rimasto instillato dentro, che noi vogliamo essere sovversivi o eversivi, noi ci abbiamo alle spalle questo, ecco il perché noi ancora non abbiamo buttato le bombe, perché oggi se per un governo questa vi racconto perché è troppo bella, vado a braccio, è troppo bella. Allora,
Allora, nel 2010 un avvocato di Milano, che adesso non mi ricordo più il nome, se ne è risentito un bel po' di quello che stavano combinando i nostri cari governanti e ha detto adesso vi mando sotto processo e ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale attraverso tutta una serie di passaggi vari. E la Corte Costituzionale, voi sapete, è composta da 15 consiglieri, fra cui appunto anche il Presidente. Io ho conosciuto il vicepresidente, ci siamo visti varie volte, il presidente Paolo Maddalena, con cui su alcune cose siamo abbastanza sincroni e su altre molto, molto asincroni. Vabbè, questo per dire però che, oddio, ho perso il filo. L'avvocato di Milano. L'avvocato di Milano. Ah sì, l'avvocato di Milano. Scusate, vado a braccio, è spontanea la cosa. Ecco, quindi l'avvocato di Milano fa questo ricorso alla Corte Costituzionale, la quale Corte Costituzionale emette finalmente una sentenza a gennaio del 2014. E dice, era la sentenza numero 1 del 2014, se qualcuno vuole andare a vedere poi può verificare che quello che dico è assolutamente attendibile. Insomma, fatto sta che i 15 consiglieri della Corte Costituzionale si esprimono così. Sì, è vero che le segreterie dei partiti nominano i candidati alle elezioni e quindi le elezioni sono già filtrate alla base, all'origine, e quindi non c'è democraticità in qualunque tipo di elezione a livello nazionale o a livello regionale, e quindi andrebbero comunque annullate le possibili elezioni dei vari parlamenti, delle varie elezioni degli ultimi 9 anni, perché diciamo la modifica della legge elettorale è stata fatta nel 2005. Insomma, fatto sta che in quel gruppo dei consiglieri, dei 15 consiglieri, c'è lo signor Sergio Mattarella, il quale dice, insieme agli altri 15, dice: guardate che quelle elezioni tenute da 9 anni a sta parte sono tutte anticostituzionali perché non prevedono la possibilità di nomina del candidato liberamente, e quindi questo Parlamento che c'è attualmente, già quello del 2014, poi quello del 2018 altrettanto, quindi il Parlamento non è legalmente costituito, quindi va immediatamente per il pregresso, le cose che ha fatto valgono perché oramai sono consolidate, però per il futuro non è possibile mantenere questo tipo di questo Parlamento così costituito, e vanno rifatte le elezioni secondo delle modalità in cui si possono permettere ai cittadini di fare le primarie, per cui scegliere i candidati e poi eventualmente eleggerli. Insomma, in questo contesto c'era il signor Sergio Mattarella, il quale Sergio Mattarella, invece di far applicare nel momento in cui viene candidato alle elezioni presidenziali e viene eletto Presidente della Repubblica, la prima cosa che avrebbe dovuto fare era immediatamente di rinviare le Camere e il Senato al giudizio degli elettori. La prima cosa che doveva fare, visto che l'aveva scritto lui, e invece no. Tranquillo e beato, ha fatto finta di niente, semplicemente fa lo gnorri da quando è stato eletto, perché un Presidente della Repubblica, fra i vari compiti e diritti e doveri che ha, è quello di fare da garante della Costituzione. Se tu vedi la Costituzione macellata e triturata, come oggi è successo in questi ultimi 5-6 anni in particolare, ma negli ultimi anni
anni, a prescindere dalla data, ma anche già da prima, cioè lui come l'altro signore, oddio, l'altro presidente prima, è un momento d'amnesia, ecco, Giorgio Napolitano avrebbe dovuto fare anche lui una serie di cose, ma non solo non l'ha fatte, ma addirittura, siccome si trovava bene a fare il presidente della Repubblica, ha detto, vabbè, sto qui un altro paio d'anni, così vediamo come gira la questione. Cioè, siamo in queste mani. Allora, qui, allora, lo dico e lo confermo in tutte le sedi, non è attraverso il sistema elettorale che si potrà cambiare alcunché in questo Stato, perché tutto gira attorno al denaro, solo con il controllo del denaro si potrà cominciare a sostituire questa gentaglia che ha invaso i parlamenti. Vabbè, ve la finisco qui. Grazie Orazio. Allora, allora. Ecco a voi Laura, che ci farà un bel quadro di come stanno le cose. Un applauso a Laura. Buonasera a tutti. Io come al solito ho dei discorsi un po' pesantini, un po' lunghi. Oggi vorrei partire ribadendo l'assoluta nullità